Questo tutorial ti guiderà passo passo per la rimozione e installazione della BMCC di Danfoss TurboCore. Le precauzioni di sicurezza devono essere osservate durante l'installazione, l'avviamento e la manutenzione del compressore, in quanto esistono rischi di pressione e tensione. L'installazione, l'avviamento e la manutenzione di compressori Danfoss TurboCore devono essere realizzati solo da personale debitamente qualificato e addestrato. Prima di eseguire qualsiasi intervento su un compressore Danfoss TurboCore, è necessario isolare l'alimentazione elettrica, spegnere l'alimentazione di rete del compressore ed effettuare la procedura di lockout, tagout sulla stessa. Rimuovere il coperchio laterale e verificare che i LED sul backplane siano spenti prima di rimuovere qualsiasi scheda. Estrarre con cautela i driver di serie direttamente dal connettore del backplane. Estrarre con cautela la BMCC dal connettore del backplane. Allineare le due guide di inserimento inferiori della BMCC con le due guide di inserimento superiore sulla PWM. Far scorrere la BMCC in posizione diritta fino a quando non si inserisce saldamente nel connettore del backplane. Reinstallare il driver di serie. Ispezionare tutti i collegamenti. Posizionare il coperchio laterale. Ripristinare l'alimentazione al compressore. Quando si sostituisce la BMCC, è necessario eseguire una calibrazione dei cuscinetti e salvarla nella EEPROM. La BMCC utilizzerà quindi nuovi valori memorizzati nella EEPROM per azionare il compressore. La mancata esecuzione della calibrazione dei cuscinetti su una nuova BMCC prima di tentare di far funzionare il compressore per la prima volta causerà guasti ai cuscinetti. Con questo si conclude la presentazione della rimozione e installazione della BMCC di Danfoss TurboCore. Per ulteriori informazioni sui prodotti Danfoss TurboCore e sulla documentazione di servizio, visitare il sito web turbocore.com.